con ancora in bocca le dolcezze dei cioccolatini di ostacoli, di quei vini strepitosi che abbiamo bevuto. È bello che ogni volta dici con qualcosa, insomma, mi piace. In bocca, nei sapori, nelle orecchie, diciamo che è vero, assaggio di vino è un'esperienza che coinvolge il sapore così e l'orecchio e il suono. Così devo, io ci appassiono e mi ci metto dentro completamente a questa trasmissione e a quello che ci è in mezzo. Entriamo con la nostra nuova rubrica, ormai non è più nuova, che è Assaggi di vini on earth. Michele, presenta tu, che è la tua rubrica questa. La rubrica di non solo mia, è la rubrica di tutti, dove tutte le persone che amano il vino, ma che amano comunque può gongolarsi di fronte a qualcosa, di fronte a una forma d'arte. E qui si riconosce, è uno spazio dedicato a loro, dedicato a tutti, ai, diciamo, chiamano un libro che diceva i golosi della vita, no? I golosi della vita, quindi qui stasera parliamo di teatro, parliamo con una strana coppia, con una strana coppia che fanno parte di una compagnia che si chiama i quattro guitti, perché qui ne abbiamo due di guitti, è vero? No, Marco e Marco. Sì, ciao, intanto cioè, grazie per l'invito. In quanti siete nella compagnia? Siamo una decina. Tutti Marco, se vi chiamate. Su dieci ne abbiamo presi due che si chiamano Marco. Anche le donne, Marco. Perfetto. Ciao Marco. Ricordiamo, le voglio dire tutte, Marco Tonini, Marco Villanova, Marco Borghi, che ce l'abbiamo qua, Marco Lorenzi, Marco Lanci, Marco De Raul, che abbiamo qua, Marco Signoretti, Marco Cecchini, Marco Merli, Marco Bizzocchi. Esatto. Ok, dimentichiamo qualcuno. Ah sì, le scenografie, effetti affini di Marco Muratori. Marco Muratori. Cioè, Marco Veronica, Marco Verona, Pintus. Qui non ce ne sono scritti, tu mi hai dato un coso. È perché negli anni ci siamo moltiplicati. Sì. Anzi, come dici tu, vi siete... Siamo cresciuti di numero e di peso. Di numero e di peso. Sì, e infatti questa sera ci troviamo a nostro agio, perché vediamo che anche voi vi date da fare. Quindi potreste presto diventare dei guitti. Sì, esatto, sì, noi facciamo un po' un parte di teatro. L'unico problema è che lui si chiama Michele, io mi chiamo Stefano, non possiamo partecipare a questa orgia di arte che fate voi nella vostra compagnia. Posso sempre chiamarmi Marco, non sono di queste. Una pratica di iniziazione della compagnia. Ci possiamo arrivare. Allora, voi abbiamo introdotto una coppia comica. Ah sì? Sì, abbiamo trovato. Sembra che gli inizi parlano chiaro, insomma. Tra i due il comico è lui, io sono la spalla. Questo mi tocca. Il gobbo, no. Sono il gobbo. Non in senso sportivo, ma sono il gobbo che regge, sono il bastone della sua vecchiaia. Bene, allora parliamo bene di questa esperienza che sono i quattro guitti, che non sono più quattro ma sono dieci. Sì, i guitti, come dicevamo, si sono moltiplicati perché siamo partiti tanti anni fa, nel 2005 per gioco. E lo abbiamo conservato e quindi è ancora oggi un gioco per noi. E credo che questo si veda anche sul palco ogni volta che ci saliamo. E prima cercavo un elemento, un comune denominatore con l'argomento della serata, col cioccolato. E devo dire che energia e passione, insomma, a parte le calorie, insomma, ci accomuna l'energia, la passione, il calore. Che è quello che cerchiamo di mettere sul palco tutte le volte. Come stasera qui eri Sangiovese. Sì, noi andiamo sulla fiducia perché non abbiamo potuto assaggiare. Adesso faremo anche quello. Metto il dito sulla piaga questi, voglio dire, insistono. Qui oggi abbiamo una marea di ospiti. Siamo sopri noi. Mandate un po' di cioccolatine, allora, ragazzi. Intanto che parlate, io vado a aprire due vini. Bravo. Vado a aprire i vini. Sono armato del mio fido cavatapi. Michele, cavatela te con loro per fare un po' di domande, mentre io vado proprio a stappare. Va bene? Bravo. Marco! Mi piace, ragazzi. Allora, Marco, parliamo... Dunque, voi, la vostra compagnia nasce a Rizzone. Sì, la compagnia no, nasce a Cattolica. Nasce a Cattolica, quindi tutta cattolica però stasera. Nasce a Cattolica, quindi sì, infatti Staccoli è stato per lungo tempo il nostro vicino di casa. Perché l'associazione inizialmente è nata a Cattolica, si è poi riformata 2 anni fa, e quindi ora ha una nuova sede, una nuova denominazione a Riccione,
però la compagnia, che è la compagnia dei quattro guitti, che rappresenta l'attività principale dell'associazione, ha mantenuto continuità negli anni, pur cambiando i componenti, mantenendo un nucleo. Quindi 10 anni? Quanti anni ha? No, da 2005 siamo al settimo anno. Settimo anno, settima commedia. Quindi ne sfornate abbastanza, insomma. Ne sforniamo in media un all'anno e girate. Ma è un po' tutto. Teatri della provincia. Teatri della provincia. Sì, prediligiamo i piccoli teatri. Ci piace la nostra piccola missione è quella di portare i copioni famosi nei piccoli teatri. Quindi i copioni non sono vostri, nel senso che in qualche modo poi li adattate? Sì, noi riprendiamo copioni famosi. Quest'anno andiamo in scena con un copione di Neil Simon, quindi autore americano famosissimo. Il sit comedy? No, lui scrive commedie brillanti. Abbiamo già portato in scena anni fa Rumors, che è una delle sue più famose. E quest'anno portiamo in scena La strana coppia. E poi abbiamo fatto testi di Francis Weber, La cena dei cretini, Rompiballe. Poi abbiamo portato in scena Dario Fo, Filippo. Esatto, quindi ecco, prendiamo copioni famosi, li riadattiamo un po' a modo nostro. Diciamo che abbiamo uno spirito che ci accomuna alle compagnie dialettali come spirito, però le nostre commedie sono in lingua. E quello che ci tiene uniti è appunto la passione, la voglia di divertirci, perché fondamentalmente siamo una compagnia nata dall'amicizia e non da un percorso formativo comune, quindi dalla sola voglia di prendere e buttarsi su un palco. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione. Cioè. Io direi di lanciare il trailer della vostra commedia e poi dopo ci parliamo sopra, va bene? Certo. Ok. Sapete chi fa dei sandwich fantastici? Felix! Avete mai provato quello che fa con il succo cotto, mozzarella e il pomodoro? Neanche un po' di maionese. Quindi ti ricordo che questo è un bocca, non un pipì. Ma si potrà vivere così? Ma niente di più, mai visto dei cartoni per te, non mi... Buonasera! Non siamo in ritardo, spero! No, ma puntuali con un pronome, voi! Felix, permetti di presentarti. C'è Guendalina e Cecilia. Cecilia e Guendalina? E il cognome non me lo dite? Iniziamo chip chip, c'era qualcosa di acqua, chip chip chip, chip acqua, chip acqua, focchino, chip, via, chip. Basta, in realtà si tratta più di mobili che di uccellini, è Chip and Dale, nessuna parentela, ma di cognome facciamo Chip and Dale, parla Chip and Dale. Vi voglio presentare il mio amico e coabitante, chef della serata, Felix Ungar. Carinissimo qui, per voi! Delizioso! E molto meglio del nostro appartamento! Avete un aiuto? Sì, tiene un uomo tutte le sere! Dì la verità, ci stavate provando lì. Ci stavano provando, io non ero, parlo con lui, parlo. Io sì. Si vedeva. Facevamo molto friend. No, ma un po' il teatro nasce da questo, poi alla fine dalla... Sì, esatto. È una scusa. Sì, è sempre una scusa, ma è vino uguale. Ma è uguale. Siamo tutti e affrontiamo la stessa causa. No, in scena per la cronaca c'erano, oltre a Marco, Davide Tonini, e Daniela Lanci e Lucia Bizzocchi. Ah, questi sono nuovi, non si chiamano Marco. No, giusto, è vero. Marco Lanci e Marco Bizzocchi. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di particolare. Allora, questa è una commedia che sta andando in questo momento, vero? In presentazione.
Sì, siamo in scena in questi giorni. E dove? Siamo stati a Montescudo per la prima e a San Giovanni in Marignano al Teatro Massari. Saremo domenica 13 di maggio a Coriano al Teatro Corte. Ecco, vogliamo anche dire la particolarità di questa, di questo appuntamento, perché è un pro bono, un appuntamento benefico, giusto? Sì, sì, è una serata con incasso in beneficenza. Cerchiamo quando è possibile, e dopo aver garantito la sopravvivenza all'associazione, cerchiamo di fare spesso serate per beneficenza, e questa è una di quelle. Vogliamo ricordare che è patrocinata anche dal Ponte, quotidiano cattolico del Riminese, che è anche una parte importante di quella che è la nostra televisione. Vogliamo ricordare, vogliamo anche ringraziare. Parliamo di questa, di questa data di Coriano. A che ora è l'ingresso? E quanto costa l'ingresso? Poi dopo possiamo anche andarci. Allora, l'ingresso è offerta libera. Perché... offerta libera come tutta la beneficenza. Esatto. Bene, che detto. Quindi alla ognuno... fine, Save the Children. Sì, no, ognuno dà quello che può. Che si sente. E quindi l'incasso sarà interamente devoluto in beneficenza su quota di partecipazione libera. E prima o dopo lo spettacolo? Ma di solito facciamo pagare prima, perché non si sa mai. Sai, magari chiudere le porte. Si paga prima. No, si paga prima. Sulla fiducia. La rimborso no. Io ci sarò. Domenica 13 ci sarò. Bravo. Con la famiglia. I bambini non lo so, non credo che arrivino alle 9, no, vanno a dormire. Lo so. È uno spettacolo adatto ai bambini. Sì. Anzi, io ho portato quest'anno in scena mio figlio per la prima volta, quindi lo sto educando al teatro ed ha debuttato quest'anno. Ma quindi anche lui recita. Sì, lui è Marco Borghi. Ecco, Marco è l'altro Marco. Accidenti. Tommaso Borghi è in scena quest'anno per la prima volta. E no, il teatro è sempre pieno di bambini. Anzi, ci fa piacere, perché sono i primi a raccogliere il nostro spirito e a farci sentire le loro risate, la loro partecipazione. Quindi ben vengano i bambini a teatro. Torniamo un po' più. Questo brano musicale l'ho scelto io, come quello di prima, intanto vuol dire, quindi con le stesse note che abbiamo. No, ma stavo dicendo con ancora nei polpastrelli la cioccolata no, perché dovevo completare un po' tutti i sensi. Con ancora le dita nel naso, voglio dire. Sei triviale, non mi piace quando sei triviale. Allora, ritorniamo dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone a parlare di Quattro Guitti che ci stavano parlando del prossimo spettacolo teatrale che presenteranno al Teatro Corte il 13 maggio alle ore 21. Forse allora, molto prima. Ricordiamo il titolo, Marco. Sì, la commedia si intitola La strana coppia, è un copione di Neil Simon, famosissimo, molti lo conosceranno soprattutto per la trasposizione cinematografica con Jack Lemmon e Walter Matthau. E noi abbiamo fatto la versione quattroguittica voi siete un po' più giovani però di loro quando lui non tanto, io sì, lui diciamo entra bene nel personaggio. No, noi siamo tutti giovani, sono gli altri componenti della compagnia. Quindi una compagnia abbastanza giovane, quanti anni avete più o meno? E la maggior parte è sotto i 30 anni, poi abbiamo qualche eccezione. Ma io non si capisce con chi è Marco, gli assenti è maleducazione. Marco è il più giovane di tutti, sì. Dentro è il più giovane di tutti. Quale Marco? Abbiamo 10. Quello che ho a fianco è più giovane. No, i componenti sono tutti attorno ai 30 anni, la maggior parte sotto, e poi qualche 35enne. No, posto, dai, parliamo, andiamo avanti. Okay. No, tornando alla commedia, è una commedia molto divertente. Introduce un po' la storia, insomma, dacci un piccolo assunto per poter. No, abbiamo la fortuna di avere qui il protagonista, e quindi Marco. La storia è la storia di uno sciamannato essere. Donnaiolo, molto confusionario, personaggio molto sporco nel senso disordinato, molto disordinato nella vita, con le donne, eccetera.
che si ritrova con gli amici una sera a giocare a poker. Manca uno di loro e proprio questo personaggio è un personaggio molto, invece il contrario proprio di lui, cioè un personaggio molto preciso, pignolo, maniaco, che purtroppo per lui viene lasciato dalla moglie. Si rifugia in casa del suo amico più caro, il nostro disordinato, e qui inizia, diciamo, una convivenza. Un confronto? Sì, una convivenza di tre settimane, 3-4 settimane, mi sembra, più o meno. Sì, un paio di settimane. Quindi, all'inizio... quindi praticamente la commedia comincia il 13 di... e finisce a giugno. Di maggio finisce a metà giugno. Sì, esatto. Più o meno. E la gente deve rimanere chiaramente dentro teatro. Cioè, chiusa dentro, certo. Perché poi ha pagato, quindi non ha visto il finale. Però per tre settimane... È una nuova arte, un nuovo teatro, mi piace. Tre settimane offerta. Chi vuole può portarsi il sacco a pelo. Sì. Ah, sì. Fate mangiare. D'estate. Bellissimo. Perché la sera fa freschino. Un bagno solo in comune, perché nel teatro ci stanno 300 persone, quindi bisogna... Però il teatro unisce molto personaggi sul palco, personaggi del pubblico. E come dopo tre settimane? Diciamo, questa storia ha una morale? Ma no, ma anche ma anche se ce l'ha, anche se ce l'ha. Voglio dire, a trovare una morale. Ma anche se ce l'ha. No, a noi che ce n'è. Ah, una grossa, adesso vogliamo fare i, sì, okay, seri. I filosofi, vogliamo, no, la morale, quella delle diversità che si incontrano e si completano, pur nel contrasto, pur nella convivenza forzata. Sì, c'è un insieme, il disordinato diventa quasi ordinato, l'ordinato diventa, non dico disordinato, ma comincia anche lui a apprezzare un po' dell'altro, come tutte le convivenze. Diciamo, sì. Allora, Marco. ricordiamo allora di nuovo l'appuntamento al Teatro Corti di Coriano. Intanto Marco si lascia per prepararsi a una piccola performance. Perché tu intanto vai a presentare. Quindi ricordiamo di nuovo Teatro Corti, 13 maggio, l'incasso va in beneficenza per chi? Non lo sappiamo. Va in beneficenza per il adesso verrà Operazione Cuore. Operazione Cuore. Signori. Tutto organizzato dal settimanale Il Ponte, che insomma ci sostiene in questa iniziativa. Allora, quindi domenica 13 maggio andatevi a divertire al Teatro Corti di Coriano alle ore 21, perché oltre a divertirvi fate anche una buona cosa. Michele, presenta questa lettura, perché hai preparato una chicca che ci leggerà il nostro sì, Marco. Sì, il tema del cioccolato. Ho pensato a una favola per dirci arrivederci, una favola che parla della strada di cioccolato. Ricordiamo l'autore, Giovanni Rodari, uno dei più importanti famoso Gianni autori. Rodari, l'autore di Favole al telefono. Allora Michele, lo presentiamo. Marco De Raul ci racconta la strada di cioccolato. Tre fratellini di Barletta una volta, camminando per la campagna, trovarono una strada liscia, liscia e tutta marrone. «Che sarà?» disse il primo. «Legno non è», disse il secondo. «Non è carbone», disse il terzo. Per saperne di più, si inginocchiarono tutti e tre e diedero una leccatina. Era cioccolato. Era una strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzettino, poi un altro pezzetto. Venne la sera e i tre fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato, finché non ce ne fu più neanche un quadratino. Non c'era più né il cioccolato né la strada. «Dove siamo?» domandò il primo. «Non siamo a Bari», disse il secondo. «Non siamo a Molfetta», disse il terzo. Non sapevano proprio come fare. Per fortuna, ecco arrivare dai campi un contadino con il suo carretto. «Vi porto a casa io», disse il contadino, e li portò fino a Barletta, fin sulla porta di casa. Nello smontare dal carretto si accorsero che era fatto tutto di biscotto. Senza dire né uno né due, cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le stanghe. Tre fratellini così fortunati a Barletta non c'erano mai stati prima e chissà quando ci saranno
un'altra volta. Allora, un applauso a Marco De Raul, che ci ha letto questa favola bellissima, Strada di cioccolato, di Gianni Rodari. E con questa lettura noi vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori e telespettatori che sono intervenuti e ci hanno fatto compagnia in questa puntata di Assaggi Divini. E anche chi ci ascolta e ci vede attraverso il PC. E aggiorniamoci per la prossima puntata di Assaggi Divini con tante novità e tante altri bellissimi ospiti come stasera. Benissimo, noi quindi vi salutiamo, vediamo appuntamento a sabato prossimo, ricordatevi al 18:30 sul canale 614 News Rimini. Ciao a tutti, ci rivediamo. Ciao.